grazie appunto Ferruccio Capelli che ci ha, che vi ha consentito di partecipare a una scuola di cultura che secondo me è una delle cose più interessanti che sono successe negli ultimi appunto anni in questo, diciamo, panorama culturale anche politico milanese. E siamo molto contenti sia Massimo Clara che io e poi tutte le altre persone che hanno un po' aiutato per organizzare questa scuola. Quindi siamo molto contenti che la cosa si sia concretizzata e poi di essere anche noi un po' i protagonisti di queste lezioni. Ora, io appunto questa, diciamo, questo incontro abbiamo deciso con Ferruccio Capelli che lo terrò io, diciamo, per la parte più, per una parte, diciamo, teorica generale sulla laicità, la laicità nella Costituzione, poi Massimo Clara farà un intervento, una sua, diciamo, relazione che si accompagna sugli aspetti culturali della laicità. Devo dire che insieme stiamo da, diciamo, da qualche anno lavorando come avvocati per alcune battaglie secondo me di laicità e che sono una sulla legge 40 e un'altra sui temi del matrimonio omosessuale di cui poi vi parlerò e che saranno anche oggetto del nostro gruppo, perché appunto il gruppo, cioè cominciamo, il gruppo abbiamo pensato appunto di strutturarlo con un'analisi, una, diciamo, ricerca, diciamo, pratica, una lettura pratica da parte vostra di alcune decisioni, di alcuni casi controversi che appunto su cui si pongono tutti questi problemi in relazione a temi come l'aborto, la fecondazione, avete visto anche il matrimonio omosessuale, l'unione omosessuale, cioè tutti quei temi in cui in Italia sembra appunto che la bussola della laicità si sia un po' persa. Allora, la mia lezione è strutturata in questo modo: parlerò prima dei profili teorici della laicità e con due argomenti. La lezione io l'ho scritta, scusatemi, siccome non sono riuscita a rileggere, avevo un testo che mi convincesse pienamente, adesso me la rileggo e poi la mando alla casa, insomma, alla vostra, diciamo, segreteria, in maniera tale che vi venga poi che vi venga divulgata. Con la Costituzione laica, la laicità nella Costituzione, poi ci sarà invece un punto che non ho scritto, che mi sembra importante, sulla distinzione tra libertà, tra laicità negativa e positiva e soprattutto su come questo concetto viene utilizzato diversamente in Italia e in Europa. Quindi c'è questa visione della laicità anche europea, una visione importante che ha avuto un eco anche per esempio nelle recenti sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo sul crocifisso, anche più recente sulla fecondazione medicalmente assistita. E poi cercherò di concludere con degli spunti sul dibattito attuale, i casi controversi di cui però parleremo e faremo un approfondimento nel gruppo di lavoro. La Costituzione laica, quindi un compromesso fra diverse posizioni. Un carattere unico della nostra Costituzione è il suo essere laica fin dalla nascita. La laicità è quella casa comune in cui cittadini, credenti e non credenti, si riconoscono nel metodo e nelle proprie diverse visioni della vita senza tentare di prevaricare gli uni rispetto agli altri. È una casa comune che non è neutra rispetto ai valori, ma che crede nella libertà dell'uomo, nella sua capacità di scegliere la propria visione della vita. Solo in uno Stato laico il ruolo della religione e dei credenti nella società, a mio avviso, può svolgersi al meglio perché è fondato appunto sulla tolleranza e sul pluralismo. In uno Stato laico, in altre parole, i principi e i valori non devono essere mai piegati o strumentalizzati dalla politica, ma la laicità deve rimanere la bussola per la politica, una bussola importante che pretende che ognuno poi possa fare al meglio la propria parte. E qui voi avete avuto comunque già delle pillole su questi punti, anche già nelle bellissime lezioni di Salvatore Eveca e di Gianni Cuperlo, perché mi sembra che, insomma, questo punto sia stato richiamato proprio come punto del, come principio importante. E tutta la carta costituzionale, cioè tutto il reticolo delle libertà fondate sulla filosofia liberale, sta ad esprimere la fiducia totale nell'autonomia del cittadino e nella propria possibilità di fare appunto ognuno le proprie scelte. Direi che anche la stessa concezione costituzionale del partito politico, rispetto al quale non esiste alcun controllo interno da parte dello Stato, ma si pretende solo che i partiti agiscano con metodo democratico, e quindi il controllo semmai non è mai stato interno sugli statuti, ma è stato, diciamo, esterno sul metodo, esprime e fonda questo principio di libertà, che significa comunque fiducia nella razionalità umana all'interno di regole e di principi garantiti dalla Costituzione.
Infine, appunto, pensare alla Costituzione, alla sua laicità, significa guardare alla storia e al significato concreto di un incontro fra culture diverse, quella cattolica, quella comunista e quella liberale. Nella Costituzione le tre concezioni si sono fuse, ma non annullate. Troviamo tracce profonde delle diverse concezioni alla base delle tre culture, concezioni delle istituzioni, ma anche del valore della vita, della morte, del significato della libertà, dell'uguaglianza, della visione del futuro e dei compiti delle generazioni. Ogni articolo della Costituzione è frutto di un compromesso, ma di un compromesso in cui nessuna delle parti, delle componenti, si è mai sentita annullata. Laica quindi è una Costituzione che diventa, come è stata e come è la nostra e deve essere la nostra, la casa di tutti, consentendo a tutti di ritrovarsi e di orientarsi. E qui possiamo fare qualche esempio. Cioè, c'è una lettura, diciamo, che gli storici fanno della Costituzione, magari anche alla luce degli atti dell'Assemblea Costituente, in cui ci sono alcuni principi che sembrano espressione più di una parte rispetto all'altra. Cioè, da noi è comune la lettura per cui l'articolo 2, l'articolo che tutela la libertà fondamentale dei cittadini, e parla, leggiamo insieme: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia come nelle formazioni sociali, dove si svolge la sua personalità. Quando quel riconosce quindi e garantisce i diritti inviolabili, quel riconoscimento e quell'inviolabilità dei diritti, appunto, sembra la vittoria della parte cattolica, soprattutto anche di una concezione, se vogliamo, anche in qualche modo giusnaturalista dei diritti. Mentre invece l'articolo 3, il principio di uguaglianza, non solo formale, vittoria, riconoscimento di quelli che sono i diritti liberali, ma soprattutto sostanziale, quindi dove si dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori e organizzazioni politiche, economiche e sociali del Paese, ecco, questo secondo comma dell'articolo 3, è appunto dalla lettura, dalla storia dell'Assemblea Costituente, è la vittoria della componente, diciamo, comunista, socialista dell'Assemblea Costituente. E così anche il principio sul lavoro è, appunto, sembra è più la vittoria, diciamo, della componente, appunto, socialista e comunista. Ma in realtà noi, ripercorrendo appunto questa storia, vediamo che però in ogni caso, dopo ampie discussioni, dopo che magari, diciamo, in qualche modo ci fu un compromesso su questo, come su altri principi costituzionali, ecco che allora comunque alla fine le tre componenti, diciamo le anime, le diverse anime, e la cosa che mi piace pensare è che queste diverse anime avevano veramente diverse visioni del mondo, perché allora davvero, diciamo, l'idea, comunque, diciamo, la visione della persona, del mondo, del futuro, di una persona comunista è molto diversa da quella di una persona cattolica. Oggi, appunto, dove sono i comunisti? Cioè oggi ovviamente abbiamo delle visioni della vita che sono in realtà molto più simili, molto, diciamo, meno divaricate, eppure appunto allora nessuno si è sentito annullato, cioè ci si è tutti ritrovati in questi principi fondamentali in cui la sintesi proprio è stata una sintesi anche storicamente laica. E naturalmente poi, una volta che noi abbiamo appunto ancora oggi questi principi, poi potremo vedere, lo vedremo comunque, come sono stati riconcretizzati nel corso della storia della nostra Costituzione. Noi voi avrete oggi di pomeriggio la lezione del professor Onida sulla Costituzione, ma insomma credo che alcune cose si legheranno. Ecco, l'aspetto che a me sembra importante è che proprio si riparta dalla Costituzione, dalle norme scritte, ma soprattutto da quel modo dello spirito che oggi deve essere riconosciuto e ritrovato, cioè la fiducia nel cittadino e nelle sue idee. L'idea di persona, appunto, quindi, che parte dall'articolo 2 della Costituzione e che poi, diciamo, ne troviamo anche in tanti altri profili della Costituzione, pensiamo appunto tutta la parte sull'istruzione, quando si parla del merito, diciamo, i capaci e meritevoli hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. C'è una fiducia proprio anche nella possibilità che l'articolo 4 sul diritto al lavoro, la Repubblica
ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività, una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Cioè l'idea appunto che i costituenti avevano era un'idea appunto di persona che fosse libera di orientare le proprie scelte e a cui però la Costituzione dava totale fiducia, qualunque fosse appunto la scelta, la sua concezione della vita, il proprio indirizzo. E quindi appunto una Costituzione laica non esistono, diciamo, dei principi, idee giuste o sbagliate, esiste anche la possibilità dell'errore. E quello che è intollerabile oggi è la pretesa da parte della politica, mi sembra in alcuni casi, dove appunto c'è uno smarrimento totale del principio di laicità, di spegnere o di annacquare le nostre libertà. Da questo nucleo più chiaro, più tradizionale del cosiddetto metodo laico, possiamo sviluppare considerazioni ulteriori che vadano oltre la sfera delle istituzioni e della politica, espandendosi anche nel più ampio spazio della società. Una società laica è una società che garantisce uno spazio di uguaglianza e di libertà. E anche in questo caso noi possiamo partire dai principi supremi della Costituzione: l'uguaglianza, che vi ho detto l'articolo 3, le libertà, l'articolo 2, l'articolo 13 che parla della libertà personale, l'articolo 21 che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, e anche, diciamo, il principio del lavorista, l'articolo 1 e l'articolo 4. Letto in chiave moderna, questa è un po' la lettura che, diciamo, propongo io, poi dopo su cui rifletteremo, in una visione appunto della società anche futura, il metodo laico per la società potrebbe anche riassumersi in un concetto che, detto così, non mi piace tanto, cioè questo termine non mi piace tanto, meritocrazia, in realtà merito, diciamo società dei meritevoli, società, diciamo, in cui non si deve pretendere, ma ci si deve anche conquistare i propri spazi di libertà, i propri diritti, e quindi, diciamo, inteso come esigenza di una società nella quale ciascuno appunto possa svilupparsi secondo i propri meriti, realizzando fino in fondo le proprie capacità. Il metodo laico, quindi, applicato alla società, ed è secondo me questo lo spirito che avevano i nostri costituenti, laddove ci creano una, diciamo, un reticolo di principi e poi anche di organizzazione dello Stato che avrebbero consentito appunto uno sviluppo anche sociale, individuale di ogni cittadino e anche, diciamo generale della nostra società. E quindi il metodo laico applicato alla società vede ambiti essenziali della propria applicazione: il mondo economico, del lavoro, dell'informazione e della scienza. Quindi per tutti esiste questo metodo fondamentale, quello della costruzione di regole condivise, rigide nella procedura ma aperte nei risultati e nei contenuti. Ancora una volta, appunto, rileggendo la Costituzione e il suo principio di laicità inteso in questo senso, noi vediamo una fiducia appunto che sta tutta nella Costituzione, nell'autonomia dell'uomo e nella sua capacità di orientare al meglio le proprie scelte. Allora, questo, diciamo, è una lettura che io vi propongo, non è solo mia ovviamente, diciamo, ed è una lettura del significato profondo del principio di laicità e del metodo laico, che poi vedremo che possiamo applicare anche a una serie, diciamo, di aspetti concreti. Adesso però passiamo alla, diciamo, impostazione. Vi ho premesso un'impostazione più, diciamo, di fondo dei principi per, e non ho cominciato come si fa classicamente, ma proprio volutamente fatto in questo modo, non ho cominciato invece dalla nozione classica di laicità, che probabilmente anche tutti voi, a cui voi, diciamo, si fa riferimento, che è appunto il principio di laicità storicamente inteso come principio che esige la separazione tra ordine religioso ed ordine temporale, e le sue declinazioni un po' anche contraddittorie all'interno della nostra Costituzione. E quindi vediamo la laicità in maniera specifica nel suo ambito, se vogliamo, più classico, più conosciuto, più convenzionale nella Costituzione. Ora qui noi abbiamo intanto un primo punto importante su cui secondo me bisogna riflettere, perché è stato oggetto anche di molte discussioni e ancora adesso si viene utilizzato da una parte o dall'altra per sviluppare delle tesi che su cui abbastanza discutibili. Cioè, la laicità non è un principio espresso, scritto nella nostra Costituzione. La nostra Costituzione non si definisce laica scrivendo questo principio, esattamente invece come lo sono altre Costituzioni, quella francese, non so, anche in Turchia, non è. Ecco, quindi non è esplicitato espressamente, però è uno dei principi fondanti della nostra Costituzione, come ho detto, e un principio che poi la stessa Corte Costituzionale, a un certo punto chiamata a rispondere sul punto, ha definito supremo,
supremo, nel senso che il suo venir meno travolgerebbe l'essenza stessa, uno delle architravi della nostra carta costituzionale. E quindi nella Costituzione il principio di laicità noi lo vediamo espresso, non detto, cioè non si parla di laicità, ma troviamo, diciamo, le declinazioni del principio di laicità nelle sue tre specifiche accezioni che riguardano il rapporto appunto fra la religione, diciamo, e lo Stato, sostanzialmente questo è il punto fondante. Il primo punto è, diciamo, questa è la nozione classica del principio di laicità. Per laicità noi intendiamo il principio di separazione fra ordine religioso e ordine temporale. Questo punto è espresso nella nostra Costituzione all'articolo 7, in cui si dice che lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine, quindi separazione degli ordini, indipendenti e sovrani. Quindi ognuno ha una totale separazione fra, la, diciamo, fra lo Stato da una parte e la Chiesa Cattolica. È da notare che nel momento in cui questo principio viene espresso all'articolo 7, lo stesso articolo 7 che cosa fa? Costituzionalizza i patti lateranensi, e cioè, diciamo, quei patti che erano stati appunto stipulati, siglati nel 1929 e che avevano come, diciamo, presupposto il fatto appunto che la religione cattolica era la religione, diciamo, dello Stato italiano sostanzialmente. E quindi questo è un primo elemento di grossissima ambiguità su cui poi noi storicamente, diciamo, che ci portiamo dietro. Cioè noi abbiamo appunto un principio di riconoscimento della totale autonomia e separazione fra l'ordine religioso e l'ordine temporale, nello stesso tempo abbiamo una Chiesa Cattolica che, in cui i patti lateranensi sono costituzionalizzati, nei patti lateranensi viene espresso esattamente un principio opposto, che poi infatti verrà, con la modifica dei patti lateranensi verrà abrogato e annullato. Ma che di fatto comunque di per sé non era già più valido dal momento in cui è entrato in vigore l'articolo 7, però che comunque noi ci troviamo. Ecco, questo è il pilastro del principio di laicità, che non ci sia una separazione fra ordine religioso e ordine temporale. In Italia purtroppo, diciamo, questo principio ha trovato varie e notevoli e tantissime deviazioni, e soprattutto io penso alla politica degli ultimi anni, dove almeno a mio avviso a noi cittadini è dato di assistere anche a violazioni molto profonde di questo principio. Pensiamo ai casi in cui appunto la Chiesa Cattolica fornisce indicazioni di voto, cioè non dice la sua sulle, poi dopo ne parleremo di questo perché immagino che ci saranno delle domande, delle osservazioni, insomma sono le cose che poi ci interessa di più riflettere. Noi abbiamo appunto la Chiesa che ha tutto il diritto, se vogliamo comunque, di esprimersi sulle proprie concezioni morali, religiose del mondo, della vita, anche rispetto a certi temi. Diverso è, cioè la linea viene oltrepassata, e quindi anche questo principio a mio avviso viene violato anche profondamente quando ci sono le indicazioni di voto ai parlamentari rispetto a un certo progetto di legge, quando si invita all'astensione al referendum sulla legge 40, quando il Presidente del Consiglio Berlusconi va in visita ufficiale come Presidente del Consiglio e non come privato cittadino e si china a baciare l'anello del Papa. Quando il governo introduce nel progetto di legge che sul testamento biologico espressioni precise, volute, in qualche modo dettate dalle gerarchie ecclesiastiche. Quindi qui ci sono delle azioni a questo principio, intromissioni forti. E naturalmente, diciamo, però il principio c'è, quindi c'è una barra a cui comunque noi possiamo anche rivolgerci anche come cittadini, in fondo anche per chiedere comunque delle risposte alla politica, nel senso che qui è un punto su cui secondo me la politica va interrogata e va in qualche modo anche stimolata, perché in fondo, cioè perché ognuno di questi principi, comunque ogni principio costituzionale, certamente, diciamo, non vive se poi non ci sono comunque dei cittadini, se non c'è una base che in qualche modo chiede anche a chi governa risposte su alcuni punti fermi.
su cui appunto noi non dovremmo, diciamo, non, in generale non si dovrebbe stare zitti. Per esempio, appunto, il fatto che ci siano queste continue intromissioni, il fatto che negli ultimi anni la politica italiana sia continuamente, costantemente, diciamo, sottoposta a queste tensioni, il mondo politico sottoposta a queste tensioni, non è denunciato, perché anzi sembra quasi normale, cioè sembra normale che quando si parla di legge 40, di testamento biologico, di altro, tra l'altro poi di tutte le questioni eticamente sensibili che toccano la vita e la morte, ci possano o ci debbano essere interferenze anche pesanti, anche pesantissime, a cui appunto vediamo, cioè la politica secondo me non... ma appunto la stessa stampa appunto non in qualche modo non riporta mai o riporta poco reazioni anche appunto del nostre. Quindi primo punto, principio di separazione fra gli ordini, punto molto chiaro. Altro punto fondamentale, diciamo altro, diciamo declinazione del principio di laicità, non c'è scritto laicità nella Costituzione, ma ci sono le declinazioni, ci sono in maniera chiarissima, principio di uguaglianza delle religioni fra di loro, questo è espresso dall'articolo 8 della Costituzione, l'articolo 8 che dice tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Ecco, questo principio, che secondo me appunto non si è ancora completamente realizzato, pretenderebbe che tutte le religioni abbiano uguale spazio e uguali diritti. Ora, è evidente che è un principio importantissimo, diciamo che è uno dei tanti principi che io ritengo rivoluzionari della Carta Costituzionale, perché voi pensate a uno Stato in cui avevamo la religione dello Stato, cioè una Repubblica Italiana che nasceva nel momento in cui c'era la religione dello Stato, quindi avevamo appunto la religione cattolica come religione dello Stato, in cui comunque la stragrande maggioranza, quasi tutti i cittadini erano cattolici e poi a differenza di adesso praticavano anche la stragrande maggioranza, insomma moltissimi erano cattolici e più anche praticanti, uno Stato appunto che comunque invece vuole fondarsi su un principio di uguaglianza di tutte le religioni. Chiaramente è un principio rivoluzionario e chiaramente come il principio di parità tra uomo e donna dell'articolo 29 è un principio che ha avuto bisogno di moltissimi anni per essere, non dico realizzato completamente, perché realizzato completamente non è ancora oggi, ma per essere, diciamo, quantomeno in qualche modo inverato, perché evidentemente la disparità fra la religione cattolica, che era la religione dello Stato e non lo è più, ma che comunque, diciamo, ancora tutelata da tantissime regole, tantissime garanzie di pace laterale, e le altre religioni, era evidentemente enorme. Però l'importante è che comunque questo principio sia stato, che tra l'altro è uno dei principi supremi fondanti della nostra Costituzione, perché è scritto tra i principi fondamentali, è stato esplicitato e naturalmente ci è voluto molto tempo. Ci è voluto molto tempo e vi faccio qualche esempio di, diciamo, di come sia stato difficile anche raggiungere la parità in certi campi e di come invece, vi faccio anche qualche esempio di come oggi, a mio avviso, questo principio è violato, forse si potrebbe chiedere qualcosa di più anche alla politica da questo punto di vista. Ci sono voluti più di 40 anni, per esempio, questo è un esempio molto significativo, per arrivare alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, cioè ad annullare le leggi, le norme del codice penale che tutelavano, cioè che punivano più pesantemente o punivano solo alcuni comportamenti diretti alla religione cattolica, discriminando quindi la religione cattolica, le altre religioni rispetto alla religione cattolica, cioè trattando in maniera, diciamo, migliore, ritenendo più meritevoli di tutela appunto i comportamenti offensivi della religione rispetto alla religione cattolica. Allora, qui c'è un grossissimo discorso, cioè reati in materia di religione, secondo me, sono reati inconcepibili, ma non solo e non tanto perché appunto tutelavano nell'intenzione del legislatore fascista, del legislatore Rocco, tutelavano la religione cattolica e gli altri culti erano tutelati meno, ma soprattutto perché sono sostanzialmente reati che in qualche modo si vuole punire penalmente in relazione a un bene giuridico che non va tutelato penalmente, che non è meritevole di tutela penale, che si dovrebbe appunto tutelare da solo,
E quindi possono essere comunque anche reati che in parte colpiscono quella che può essere la libertà di opinione, che poi di opinione, magari una manifestazione del pensiero un po' bassa, però insomma la bestemmia che poi recentemente è stata prima diciamo dichiarata incostituzionale in parte e poi depenalizzata, è un comportamento che può essere diciamo sintomo di maleducazione, ma per chi non crede non è un comportamento offensivo, diciamo, è offensivo alla stessa stregua di una brutta parola. E allora è chiaro che la punizione penale, è, diciamo qui il diritto penale, è un diritto penale che non serve, in una concezione di diritto penale moderno, questi reati contro la religione, anzi, rischiano di essere, come potrebbe essere la punizione penale dell'aborto, controproducenti per lo stesso bene giuridico che si vuole difendere. Quindi di per sé sarebbero da eliminare. Cos'è successo? È successo che voi sapete che quando è entrata in vigore la nostra Costituzione è passata la linea per cui non tutte le norme, anche formalmente incompatibili con i principi costituzionali precedenti alla Costituzione dovevano automaticamente cadere, erano di fatto abrogate, ma c'è cioè prevalso un principio per cui quei principi costituzionali avrebbero dovuto semmai essere riconosciuti e quindi quelle norme avrebbero dovuto essere dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale, forse di questo parlerà anche il professor Olida, secondo me vi parlerà dell'attuazione della Costituzione. L'attuazione della Costituzione è stata lunga, lunghissima in certi momenti, E certamente appunto rispetto a questi reati contro la religione noi vediamo che c'è un percorso molto lungo. Perché? Perché la Corte Costituzionale che si è cominciato a fare appello a partire dal 58, la prima sentenza sulla bestemmia, ha salvato per molto tempo, quindi che cosa? Una violazione dell'articolo 8, cioè la tutela penale differenziata delle religioni fra di loro, in particolare la tutela privilegiata della religione cattolica, e l'ha salvata sulla base di che cosa? Sulla base di un'argomentazione giuridica discutibile, secondo me, nel senso che la Corte dice qui la religione cattolica è la religione seguita dalla stragrande maggioranza dei cittadini italiani e quindi in qualche modo la tutela penale, la differenza di trattamento si giustifica in base a questo, cioè la religione cattolica fa riferimento a un criterio, cioè scusate, la Corte Costituzionale fa riferimento a un criterio quantitativo e non qualitativo. Fatto sta che comunque appunto ci sono voluti 40 anni, nel 95 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la prima norma sulla bestemmia, poi tra il 95 e il 2000 ha incominciato appunto a far cadere quasi tutti i reati in materia di religione o comunque a cercare a far cadere che cosa? La tutela diciamo migliore della religione cattolica rispetto alle altre, mantenendo qualche reato. E quindi questo è un esempio di come sia stato difficile adeguare il nostro ordinamento a questo principio di parità. Però ancora oggi la disparità di trattamento in ordine per esempio al finanziamento delle scuole confessionali è evidente. Lunghissime sono state anche le vicende che riguardano l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, che ancora oggi sono appunto fonte di tensioni. E abbiamo ancora oggi una vicenda di cui parleremo anche dopo, ma che però secondo me è emblematica per ragionare appunto anche un po' della difficoltà diciamo di inquadrare in maniera precisa questi problemi, che è la vicenda secondo me legata al crocifisso, all'esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici. Un principio diciamo di parità fra le religioni e poi diciamo di laicità intesa in senso negativo di cui parlerò dopo, in qualche modo ci inviterebbe appunto a rimuovere il crocifisso dai luoghi pubblici. Ma come sapete invece, soprattutto in edifici scolastici dove l'esposizione del simbolo religioso del crocifisso può essere ancora più forte rispetto alla disparità di trattamento, perché in qualche modo si educano gli alunni e quindi diciamo si crea diciamo un aspetto ancora più forte rispetto ad altre esposizioni. Anche negli edifici scolastici il crocifisso appunto non è stato rimosso in molti edifici scolastici. Che cosa è successo? È successo che tutta la questione è stata poi oggetto, non occupandosene la politica o volendo invece la politica che la situazione rimanesse questa, è stato oggetto di una battaglia giuridica, come spesso succede per quanto riguarda tutte le questioni che riguardano la laicità in Italia, appunto di cui poi vi parleremo anche dopo, e nell'assenza o diciamo nello smarrimento della bussola da parte della politica, allora ci si rivolge ai giudici.
E qui per il crocifisso ci si è rivolti alla si è cercato di arrivare alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale si è lavata le mani, cioè ha preferito non giudicare questo caso con un escamotage processuale, perché era comunque un problema, secondo me, di cui, insomma, che le metteva in imbarazzo. E a questo punto i giudici amministrativi hanno risolto positivamente, cioè hanno comunque lasciato il crocifisso nelle aule scolastiche italiane con questo tipo di interpretazione, che è un'interpretazione che io praticamente non condivido per nulla. Cioè dicono i giudici amministrativi, il crocifisso va lasciato in quanto simbolo culturale in cui si riconosce la maggioranza del popolo italiano, simbolo, diciamo, legato alla nostra tradizione e non simbolo religioso. E proprio per questo non è ammesso, cioè non è ammissibile che si mettano 10 simboli vicini, perché gli altri simboli non dicono nulla, appunto, alla popolazione italiana, e sarebbe inammissibile toglierlo, rimuoverlo, perché appunto si offenderebbe quella che è la tradizione del popolo italiano. Poi vedremo, magari su questo ne discuteremo nel dibattito. Fatto sta che questa interpretazione a me non ha mai convinto, perché appunto è un'interpretazione che offende il cattolico, per cui il crocifisso non è un simbolo culturale ma un simbolo religioso, e offende però appunto anche il credente o il non credente, cioè il credente di un'altra religione o il non credente, perché comunque perpetua, che cosa? Una disparità di trattamento. Un simbolo, diciamo, può essere esposto e gli altri no, o addirittura viene offeso il mio sentimento, vedremo il terzo punto della l'arbitrale del principio, il mio sentimento anche non solo di credere ma anche di non credere. Fatto sta che qui, e poi arriverei, questo lo riprendo dopo, che qui noi abbiamo avuto su questa vicenda anche una decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la quale ci obbliga a rimuovere il crocifisso, cioè dice il concetto di laicità europeo è un concetto di laicità negativo e quindi l'Italia non può mantenere il crocifisso nelle aule scolastiche. Rispetto a questa vicenda che cosa succede? Succede che il governo impugna la decisione della Corte Europea, e a questo punto la decisione della Corte Europea potrebbe essere rivista, non lo sappiamo, ma questo è un punto interessante. È un punto interessante perché quella situazione italiana di disparità di trattamento tra le regioni e anche di concezione della laicità positiva, che ci arriviamo, è una situazione che ci mette comunque in Europa, perlomeno rispetto alla Corte Europea, in una condizione in qualche modo di isolamento, di diversità, di differenza. Che ci piaccia o non ci piaccia, però è un punto su cui secondo me riflettere, ed è un punto, e sono i classici punti, io sono stata molto contenta di aver sentito dalle parole di Gianni Cuperlo e anche di Salvatore Vega, ma in particolare di Gianni Cuperlo, che oltre ad essere uno studioso è anche un politico, quindi diciamo è responsabile. Sono stata molto contenta di sentire dalle sue parole riconoscere che questi temi dei diritti della laicità sono temi fondamentali anche per la politica, perché insomma ogni tanto un pochino come cittadini ci preoccupiamo. E questi sono appunto aspetti su cui che non sono, diciamo, non sono da ignorare poi in quello che è il dibattito politico. Quindi il principio di parità fra le religioni, ecco, per cui c'è tutto un problema grossissimo, di cui io non devo dire, non sono esperta, mi piacerebbe magari come approfondimento, uno degli approfondimenti che potremmo fare in quella casa della cultura, c'è un grossissimo problema, diciamo, di differenza, di differenti trattamenti fra le altre religioni, e in particolare tra religioni con intesa e senza intesa. È anche tutto un problema della difficoltà di alcune religioni di arrivare all'intesa con lo Stato, intesa che alcune religioni hanno vissuto in maniera invece non particolarmente positiva, per cui c'è tutto questo aspetto, che è un aspetto grosso, importante, su cui si gioca poi il principio di uguaglianza delle religioni come lo prescrive la nostra Costituzione. E infine c'è un terzo punto, il terzo punto è il principio della libertà individuale di credere e di non credere, che è un punto, diciamo, che è legato poi al, in particolare, diciamo, che si fonda sull'articolo 19, anche sull'articolo 21 della Costituzione, ma sull'articolo 19, tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda o di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di diritti contrari al buon costume. Il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, secondo quello che pensavano i nostri costituenti profondamente laici, comprendeva assolutamente il diritto dell'ateo di non professare liberamente, cioè di non credere in nulla. Allora, questo diritto, diciamo, questa dimensione, la dimensione appunto del non credente, dell'agnostico, dell'ateo,
è una dimensione che mi sembra abbastanza ignorata, perlomeno nel dibattito pubblico italiano, e invece appunto questo aspetto secondo me è anche importante per la politica. A me, tra l'altro, così ha sempre un pochino, anche un po' infastidito, devo dire, se posso essere sincera, questa rincorsa abbastanza recente di tantissimi politici italiani a definirsi cattolici, e poi però anche cattolico, ma anche se non sono osservante, oppure sono ateo, ma sono un ateo devoto, l'espressione. Cioè, non nessuno di questi politici sente la necessità, e la necessità, ma anche per fare, cioè, diciamo, per avere consenso, per ottenere consenso, nessuno sente la necessità di garantirsi uno spazio di scelta, anche appunto professando liberamente, pubblicamente, di non avere alcuna fede, alcun sentimento verso la religione. Almeno questo è quello che passa nei mezzi di comunicazione, nella stragrande, diciamo, dibattito pubblico in questi ultimi anni. E invece quando la Costituzione all'articolo 2 fonda il principio personalista, lo fa con la fiducia totale nell'autonomia di scelta di qualsiasi cittadino, responsabile delle proprie decisioni individuali anche in materia religiosa. E invece la nostra politica in questo periodo, soprattutto in questo periodo, sembra metterci sotto tutela. E qui naturalmente poi dopo vedremo, perché lo vediamo meglio fra poco, ci sono appunto queste vicende legate per esempio a una diversa impostazione della politica di affrontare temi come quello dell'aborto, piuttosto diciamo rispetto alla fecondazione medicalmente assistita, già ci mettono appunto cioè ci fanno capire appunto come questi aspetti siano tutti da interessare. Ora, ci sono molti altri profili, però i punti importanti sono questi: una laicità come metodo, e la laicità nella Costituzione, nella sua accezione, nella sua diciamo impostazione fra rapporto fra ordine religioso e ordine temporale, rapporto delle religioni fra di loro e diciamo rapporto individuale del cittadino con la fede, libertà di credere o libertà di non credere. Ecco, questi tre punti sono punti che sono scritti, che sono i punti diciamo della laicità intesa classicamente nella nostra Costituzione, e che però non sarebbero possibili se la nostra Costituzione non fosse laica nel suo impianto, cioè se non fosse l'unione appunto di quelle forze diverse che si sono unite e riconosciute e hanno anche appunto fondato sui principi fondamentali, in particolare sul principio della persona, dell'autonomia della persona, la bussola su cui orientare poi tutto questo discorso. Bene, io cosa facciamo? Un'oretta di... poi dopo passo la parola in genere, cosa? Vado avanti, benissimo, perfetto. No, perché c'è un altro punto che io vorrei... questo è un po' l'arbitrale del nostro discorso. Per ragionare oggi, per ragionare dei problemi, diciamo, attuali, a mio avviso è necessario, e per ragionare anche un po' delle difficoltà della tenuta laica del nostro Stato e quindi di un'effettiva tutela dei diritti, occorre secondo me un attimo soffermarsi sullo scenario attuale proprio che riguarda i diritti. Quindi laicità e diritti sono due, cioè un binomio che si tiene ovviamente. E la situazione attuale, e non è la situazione solo italiana, ma è una situazione europea e anche mondiale, è molto complessa, in quanto la stessa dimensione dei diritti fondamentali assume sempre più l'aspetto di una lotta, cioè di una tensione fra visioni diverse e contrastanti, apparentemente inconciliabili. E anche se appunto noi abbiamo oggi nel nostro ordinamento, come appunto in altri ordinamenti, noi diciamo parliamo di diritti fondamentali, vediamo che rispetto a questi diritti fondamentali, a differenza di quello che è avvenuto nella nostra Costituzione, cioè nella Costituzione si avevano diverse visioni della vita che si sono unite e hanno espresso determinati principi. Su quei principi, consentendo a ognuno, appunto a ogni cittadino, poi di orientarsi rispetto ai propri valori come volesse, purché appunto fossero valori non offensivi e non lesivi di quello che diciamo era la libertà di altri cittadini o meno, ma all'interno di questo reticolo poi c'era comunque uno spazio di libertà e di orientamento.
Adesso invece sugli stessi diritti fondamentali, sulla consistenza degli stessi diritti fondamentali, invece sembra che ci sia, che si scateni, e in Italia questo è evidentissimo, una lotta ideologica in cui appunto ognuno cerca di portare a casa una vittoria sui diritti e sulla propria visione, diciamo, in qualche modo prevaricando, facendo in modo che una visione prevarichi sulle altre. Ecco, questo a mio avviso, dal punto di vista del costituzionalista, è diciamo un momento di caduta che se non è recuperato potrebbe anche essere irreversibile. Perché? Perché il mondo dei diritti non può, diciamo, essere elemento di una contesa, perché alla fine poi, diciamo, chi vince sacrifica lo stesso diritto. Cioè chi vince perché impone la punizione penale dell'aborto sacrifica che cosa? Sacrifica lo stesso diritto alla vita del nascituro, perché quella punizione penale, quel metodo repressivo non serve a nulla per la stessa. Chi vuole, diciamo, i reati in materia di religione sacrifica il bene, diciamo, e la possibilità, diciamo, il bene religione che si difende, religione, diciamo, fede che si difende da solo, che non ha bisogno, appunto. Chi impone in qualche modo una non legislazione in tema di famiglia, pensando in questo modo di tutelare e difendere la famiglia tradizionale, non si rende conto che la famiglia tradizionale oggi, come diciamo, forse la intendeva dei nostri genitori, ma non lo so, comunque è una famiglia che invece è stata modificata, e noi abbiamo tanti modelli diciamo, di relazioni fra persone che non rispondono più a un unico modello. Però chi vuole difendere quell'unico modello con la forza o con la prevaricazione, chiaramente non raggiunge nessun obiettivo, ma anzi sacrifica gli stessi diritti. Quindi questa, diciamo, dimensione della contesa fra i diritti, io ho scritto un libro che si intitola I diritti contesi, in cui ho cercato di dimostrare queste cose, però diciamo in questo libro appunto il filo rosso è metodo laico e tutela dei diritti, diciamo, in una dimensione della contesa. È una dimensione questa, che è una dimensione, sembra quasi naturale, ma in cui però bisogna stare molto attenti, perché se si perde di vista il metodo laico, cioè l'idea che comunque in questo spazio non si possono essere, diciamo, elementi o istituzioni che prevalgono ognuno c'è rispetto agli altri, sì, quelli che, diciamo, vengono sacrificati, soprattutto i diritti, cioè i diritti di tutti noi. Ed allora è molto importante però anche qui fare alcune precisazioni, cioè gli elementi di questa contesa sono elementi sia a livello di ordinamento, sia a livello di attori istituzionali. A livello di ordinamento la contesa noi vediamo che è fra lo Stato nazionale e da una parte gli ordinamenti sovranazionali, abbiamo, diciamo, lo spazio europeo, e qui l'Italia sembra sempre in contraddizione, anzi sembriamo un pochino, diciamo, isolati se vogliamo. Rispetto alla legge 40 abbiamo la legge fra le più, diciamo, repressive. Rispetto alle famiglie di fatto, all'unione omosessuale, non abbiamo una legge, mentre in quasi tutti gli altri stati ce l'hanno, e così via, diciamo. Rispetto al crocifisso la Corte Europea ci condanna, e insomma, e chiaramente questa è una condanna che pesa, perché appunto la nostra concezione di laicità è una concezione diversa, che poi appunto vedremo. Ma abbiamo anche una contesa fra in Italia, interessante questa, perché è interessante anche se appunto problematica, fra lo Stato e alcune regioni, cioè diciamo anche la dimensione regionale. Cioè noi vediamo, e qui in Lombardia l'abbiamo toccato con mano, che anche le regioni, nel momento in cui quella riforma cosiddetta federalista, poi in realtà non hanno realizzato il federalismo sulle cose che ci interessano davvero, anzi hanno buttato via molti di me, ma in realtà però si sono, diciamo, comunque sulla base di competenze nuove hanno in qualche modo anche preteso di ingerirsi in, diciamo, riguardo ai diritti fondamentali. E allora con scelte abbastanza ideologiche, cioè se voi guardate gli statuti delle diverse regioni, vedete che per esempio lo statuto della regione Lombardia parla di una difesa della vita umana fin dall'inizio. Si può dire che questi principi degli statuti, sono, come ha detto la Corte Costituzionale, sono principi che non influenzano, che comunque non hanno valore, sono, diciamo, principi simbolo, ma che rispetto ai principi costituzionali comunque non hanno valore. Però quando un principio è scritto in uno statuto regionale, e diciamo è rivendicabile, perché è un principio scritto, lo statuto ha una sua dimensione di fonte, la Corte Costituzionale può dire quello che vuole, ma il primo giudice che vada a riconoscere un principio scritto in uno statuto regionale fa diventare in qualche modo poi attuale, effettivo, quello statuto, anche se ci possono essere tutte le teorie del mondo. E così però dal punto di vista, diciamo, opposto, noi vediamo che in assenza di una legislazione nazionale gli statuti delle regioni Umbra e della Toscana
per esempio riconoscono diciamo, le unioni di fatto anche omosessuali e quindi diciamo, come principio nel proprio statuto poi da regolare a livello di legislazione regionale. Cioè le scelte diciamo, di principio sui valori, sui principi fondamentali vogliono essere fatte anche dalle regioni e naturalmente in contraddizione tra di loro. Anche qui questo è un discorso lunghissimo perché comunque ci porterebbe molto lontano, non lo posso fare qui, è però un discorso molto interessante, magari nei nostri gruppi se avete voglia lo possiamo approfondire con riguardo in particolare all'aborto, cioè ci sono tutta una serie di studi in cui ci si chiede se la distinzione negli stati federali a livello di singoli stati diciamo membri in ordine alla scelte diverse in ordine alla tutela dei diritti fondamentali massimizzino o invece diciamo rendano peggiore la tutela stessa dei diritti fondamentali, e qui ci sono risposte diverse, quindi diciamo si può veramente discutere. Certo che quando io mi sono trovata a vedere un atto di indirizzo, non è neanche una legge, di Formigoni della regione Lombardia in cui si cercava di cambiare la 194, ho immediatamente come avvocato, insieme appunto all'avvocato Alessio, che non so se c'è qui perché è una frequentatrice del nostro corso, comunque è la prima causa che ho fatto, comunque ho deciso che faccio anche un po' l'avvocato, perché in realtà non posso solamente parlare, ma vorrei riuscire anche a fare qualcosa di concreto. E ci siamo appunto messi a ragionare e abbiamo impugnato questo atto di indirizzo. L'abbiamo impugnato sulla base di che cosa? C'era un motivo formale, un atto secondario, quindi non può modificare una legge, ma il motivo sostanziale accolto dal TAR e poi anche dal Consiglio di Stato è stato questo: la regione non può interferire in materia di tutela dei diritti fondamentali. Allora, da questo punto di vista è chiaro che l'idea che i diritti fondamentali siano almeno comunque diciamo competenza esclusiva dello Stato e che non si possa con scelte soprattutto ideologiche delle regioni in qualche modo mettere in discussione è un'idea che dal mio punto di vista mi è molto cara, però naturalmente anche su questo ci sono appunto opinioni diverse, cioè d'altra parte gli Stati Uniti noi vediamo che sono comunque il simbolo, l'emblema, pensate a diverse scelte in ordine alla pena di morte che fanno i singoli stati, se lo Stato è veramente federale allora fanno scelte diverse, ma qui si massimizza o no, e anche questo è un interrogativo aperto, insomma sono tanti interrogativi aperti che riguardano la dimensione dei diritti nella nostra società, che indubbiamente è una dimensione più complessa di quella che avevano i nostri costituenti, però ecco, questo io lo credo veramente profondamente, la bussola della laicità dovrebbe servire ad orientare anche situazioni più complesse di allora, cioè le situazioni di oggi, e invece una volta che si smarisce quella bussola le situazioni si sfilacciano e a quel punto quelli che ci rimettono, cioè ci rimettiamo soprattutto noi come cittadini. L'altro aspetto importante da ricordare è di questo elemento della contesa riguarda gli attori istituzionali, in Italia ma anche negli altri paesi noi vediamo che i diritti fondamentali possono essere espressi, e questo diciamo è tipico dello Stato costituzionale, non c'è un solo soggetto, il legislatore, che tutela i diritti con la legge, ma ci sono altri diciamo soggetti che hanno poteri analoghi e che contribuiscono appunto a tutelare i diritti. Il legislatore normalmente in uno Stato costituzionale è accompagnato da un giudice costituzionale, abbiamo la Corte Costituzionale, che può annullare le leggi contrarie alla Costituzione, quindi sia il legislatore che la Corte Costituzionale possono diciamo decidere diversamente riguardo ai diritti, e questo naturalmente è un bene. Pensate a quello che la Corte ha fatto con la recente pronuncia sulla legge 40, sulla pronuncia 151 del 2009, in cui ha corretto un elemento incostituzionale di quella legge sulla fecondazione medicalmente assistita. Oppure in tanti altri casi la Corte Costituzionale ha contribuito a migliorare o ad annullare leggi contrarie alla Costituzione. Ma in Italia abbiamo anche i giudici. E quando diciamo la contesa fra attori diventa massima, i vari attori si possono comportare diversamente e ci possono essere anche scontri istituzionali fortissimi. Io qui faccio un cenno, perché poi appunto anche questo lo approfondiremo, ma
la vicenda legata appunto a Luana Englaro è una vicenda in cui si vede che si tocca con mano il fatto che sono diversi gli attori istituzionali che si possono occupare di diritti fondamentali e nello stesso tempo che quando c'è uno scontro ideologico fra questi attori a rimetterci sono i diritti dei cittadini e lo scontro può essere violentissimo, perché lì noi abbiamo avuto un'assenza della politica, una risposta dal punto di vista giuridico che poi ha avuto diciamo come risposta finale la decisione della Corte di Cassazione, dopo vari gradi di giudizio in cui questo diritto non era riconosciuto, ne abbiamo avuto una sentenza della Corte di Cassazione in cui la Corte di Cassazione ha espresso determinati principi molto forti, vi ricordate, principi appunto per cui una persona in stato vegetativo permanente poteva, diciamo, poteva esserci una persona che cioè si poteva ricavare o da dichiarazioni scritte, cosa che, oppure anche comunque dallo stile di vita di questa persona, la sua volontà comunque di non continuare in quello stato, quindi si poteva dare voce a quello che il padre di Luana Englaro aveva chiesto per anni. Però questa risposta è stata data da un giudice, anche se pure la Corte di Cassazione, sulla base di principi. Questo ha scatenato che cosa? Un conflitto di attribuzione da parte del Parlamento, che ha detto no, la legge la devo fare io, non devi essere tu giudice a giudicare. E allora la Corte Costituzionale invece ha risposto non c'è materia di conflitto e quindi in qualche modo ha riconosciuto la legittimità per il giudice di decidere nel caso concreto. Ma lo scontro è andato avanti e lì diciamo abbiamo toccato appunto con mano quello che significa lo scontro ideologico sui diritti, anche perché era fisicamente percepibile questa dimensione proprio di scontro lacerante per la nostra società, fisicamente percepibile sulla vicenda di una persona che comunque appunto stava morendo, che poi sarebbe morta. Lo scontro poi fortissimo c'è stato nelle ore, nei giorni prima della morte, con questo tentativo da parte del governo, dopo aver cercato di bloccare l'esecuzione della sentenza in vari modi, di fare un decreto legge e l'arresto dal punto di vista del Presidente della Repubblica, che si è rifiutato di emanare il decreto legge. Lì che cosa abbiamo avuto? Noi abbiamo avuto un Presidente della Repubblica che si è rifiutato di dare vita a uno scontro istituzionale senza precedenti, diciamo, quindi che ha in qualche modo recuperato la bussola, ma questa vicenda è una vicenda su cui appunto riflettere, è uno dei casi di cui noi ci occuperemo, magari leggendo poi anche la sentenza della Corte di Cassazione, che è benissimo. Quindi legislatore, Corte Costituzionale, giudici comuni sembrano spesso, anziché diciamo ragionare in armonia, sembrano anche loro diciamo attori di uno scontro che naturalmente diventa tale proprio se si perde la bussola della laicità. Quindi c'è un ultimo punto che vorrei toccare prima di citarvi appunto i casi di cui ci occuperemo e che poi lascio la parola a Massimo Clara, che magari sui casi possiamo anche già dire qualcosa oggi. Il punto che vorrei citare è un altro punto molto scolastico, lo faccio in maniera scolastica, però è un punto molto particolarmente che ho già accennato prima. Cioè la visione della laicità. Allora ci sono due, scolasticamente a livello europeo, mondiale, italiano, si può parlare di laicità in due modi, come laicità negativa o come laicità positiva. La laicità negativa è, diciamo, la laicità alla francese ed è quella laicità in cui la separazione fra ordine religioso e ordine temporale pretende che lo spazio pubblico sia, diciamo, esente da, diciamo, sia, non sia contaminato dalla presenza di simboli, dalla presenza, diciamo, di, cioè che lo spazio pubblico sia lo spazio pubblico, diciamo, in cui la religione non entri, perché la religione fa il suo discorso, diciamo, nel suo ambito. Quindi quando io adotto una visione negativa della laicità rispetto per esempio al fenomeno dei simboli religiosi, non è tollerabile, non è ammissibile che ci sia un crocifisso in uno spazio pubblico, non è ammissibile neanche che si porti, che diciamo una donna religiosa porti il velo in uno spazio pubblico, diciamo una donna religiosa, una donna diciamo che per quanto riguarda il velo islamico, non è ammissibile che questo velo possa essere portato in uno spazio pubblico, lo si può portare privatamente, ma nello spazio pubblico ci deve essere un'uguaglianza per esempio di tutti gli alunni e anche i professori, a maggior ragione lo stesso
Quindi questa concezione è la concezione della città negativa, che in qualche modo depura lo spazio pubblico dalla contaminazione di, diciamo, di riferimenti religiosi. La concezione positiva invece della laicità è una concezione diversa, che è stata espressamente riconosciuta dalla Corte Costituzionale per la nostra Costituzione, per l'Italia, diciamo, ed è una concezione in cui si dice, se spiegherò bene, in cui si dice che, essendo la religione uno degli elementi appunto di costruzione anche del discorso pubblico, la religione, diciamo, è uno degli aspetti anche di manifestazione della libertà dei cittadini, e quindi sì ai simboli religiosi non offendono, diciamo, quello che è il sentimento, il principio di laicità, sì ai simboli religiosi, sì ai simboli, diciamo, che uno indossa, ma anche ai simboli, se vogliamo, ai simboli come appunto l'esposizione di un crocifisso. Naturalmente, per quanto riguarda per esempio il crocifisso, se noi adottiamo una concezione di laicità positiva, poi in Italia dovremmo fare conti, io credo, anche col principio di uguaglianza, e quindi se io dico sì al crocifisso dovrei dire sì a tutti gli altri simboli di chiunque voglia, anche in una religione, diciamo, in un culto praticato da 10 persone, se voglio veramente appunto da poi a quel punto seguire questa impostazione. È chiaro che il concetto di laicità positiva è un concetto un po' ambiguo, se vogliamo, perché poi ci porta, secondo me, alla tolleranza di una intromissione vera che non è più, che a quel punto in qualche modo poi in cui il principio di separazione viene a, fra ordine religioso e ordine temporale, viene, diciamo, a indebolirsi. Perché appunto io sono d'accordissimo, è importante, cioè mi fa piacere che il pontefice possa esprimersi in tema di aborto, di eutanasia e così via, ma una cosa, un'espressione e un invito ai fedeli, non so, nelle manifestazioni religiose, un'altra cosa è che questo invito ai fedeli venga, diciamo, poi ripreso e portato nel dibattito pubblico italiano come in qualche modo invito, diciamo, invito a tutti i cittadini a... cioè, dopodiché, diciamo, le linee di demarcazione sono ovviamente molto molto sottili. Ecco, però noi questa distinzione tra la città positiva e la città negativa, vi dico che queste riflessioni le sto facendo nelle ultime ore, poi vi dico in questi ultimi due giorni, poi vi dico anche il motivo, e quindi ne rifletto con voi. Per cui, diciamo, se noi adottiamo un principio di laicità positiva, che cosa succede? Succede che invece di dichiarare immediatamente incostituzionali tutti i reati contro la religione, perché non esiste che appunto lo Stato tuteli penalmente la religione cattolica, io posso tollerare anche una distinzione, diciamo, e anche una presenza di reati contro la religione, e così si potrebbero appunto moltiplicare gli esempi. Ora, la concezione di laicità negativa, diciamo, è, e quindi la concezione per cui il principio di laicità non tollera intromissioni, esige la separazione e non tollera simboli religiosi nello spazio pubblico, è una concezione che chiaramente è stata adottata in Francia, è stata, diciamo, adottata anche in altri paesi, ma soprattutto è la concezione, diciamo, che è fatta propria dalla Corte, per ora, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e quindi anche in qualche modo teorizzata e praticata in moltissime sentenze. In Italia però il dibattito sulla laicità è, a mio avviso, e anche su questa distinzione tra laicità negativa e laicità positiva, è molto condizionata dal fatto che noi comunque, per noi sarebbe molto difficile arrivare a una laicità negativa, dovremmo appunto sbarazzarci di anni di storia, e soprattutto, diciamo, che è stato un dibattito anche un po' influenzato appunto da, diciamo, dalla condizione concreta, ma in cui secondo me non si è avuto tanta consapevolezza di quello che è una battaglia anche europea per la laicità, che in cui la battaglia è anche una battaglia di tipo politico, in questo senso. Allora, questa cosa mi ha fatto riflettere molto su questa cosa, una circostanza, cioè
Abbiamo ospitato una. L'anno scorso abbiamo ragionato di questo tema della laicità rispetto al velo islamico con una donna velata che diciamo, sostiene il principio per cui una dimensione come quella francese o come quella turca che obbligano le donne a togliere il velo nello spazio pubblico sono dimensioni inconciliabili con un principio di libertà religiosa che è uno dei principi a fondamento di una democrazia, quindi la libertà individuale. E questa è diciamo, una tesi, per esempio, che in Italia giustifica non solo il fatto che si possa portare il velo negli spazi pubblici, ma anche il fatto che per molti giuristi, la stessa norma che vieta la possibilità, diciamo, per esempio con il burka di non essere riconosciuti, dovrebbe essere ignorata per il burka, perché il burka è espressione di una libertà individuale, quindi secondo alcuni, ma questa è una cosa di cui che io assolutamente un'interpretazione del principio che non giustifico. Quindi in Italia è prevalente, se vogliamo, rispetto a questo tema, al tema del velo islamico, una dimensione sulla base del principio di laicità positiva, la tolleranza della, diciamo, e anzi il fatto che non che diciamo il fatto del velo possa essere espressione di assolutamente di libertà religiosa. Qualche giorno fa abbiamo ospitato un'altra donna araba, che però senza velo, non velata, che ci ha raccontato e ci ha diciamo, esposto un altro punto di vista che io avevo già sentito, avevo già ragionato, ma in questo caso sentendolo direttamente da una donna, e da una donna che sta facendo appunto nel suo paese, una donna marocchina, sta facendo tutta una serie di battaglie per la laicità, mi ha colpito particolarmente. E cioè il punto di vista è esattamente opposto, cioè lei dice... voi europei quando diciamo non seguite una dimensione negativa di laicità, cioè che per lei è l'unica dimensione, cioè laicità significa togliere il velo alle donne, esigere appunto una separazione fra ordine religioso e ordine, cioè ordine temporale e ordine religioso, perché sennò si corre il rischio appunto di stati diciamo che diventano stati fondamentalisti. E quindi in questo caso, cioè rispetto a questo discorso, ho toccato più da vicino questo aspetto della dimensione politica, se vogliamo, della laicità con riferimento proprio all'utilizzazione del simbolo religioso del velo. Ecco, forse non sono stata particolarmente chiara su questo punto, però diciamo qui la posizione di questa donna araba è interessante perché è una posizione opposta, cioè si dice abbiamo fatto delle battaglie per svelare le donne e oggi gli occidentali che cosa fanno? Ci riportano solo le battaglie invece diciamo delle donne per mettere il velo, ma non riportano nello stesso modo le battaglie diciamo che abbiamo fatto e che continuiamo a fare nei nostri paesi per svelare le donne, che significa appunto le battaglie per riconoscere alle donne tutta una serie diciamo di diritti che nei nostri paesi sono negati. Ecco, quindi dietro a questa distinzione, la città positiva e la città negativa, ci può essere anche molto di più. Certo, in Francia, come vedete, il fenomeno, cioè l'idea, cioè il principio di laicità negativa, che poi è stato avuto come sua concretizzazione la legge che vieta alle donne, alle studentesse, anche di portare il velo addirittura nelle aule scolastiche, è variamente interpretato, perché ci sono appunto studi che ci dicono che poi questo principio in realtà ha costretto tante studentesse ad andare in scuole separate e quindi non è che abbia raggiunto diciamo veramente l'obiettivo di modernizzarle. La donna araba, appunto la professoressa El Kayat che è venuta l'altro giorno, ci dice che in realtà quando queste studentesse, queste donne anche volute, fanno una scelta di essere velate, fanno una scelta politica, non è una scelta individuale, è una scelta politica anche perché si vuole in quel modo, diciamo, si costituiscono dei partiti che vorrebbero in qualche modo islamizzare l'Europa. È proprio vero rispetto diciamo, alla visione dell'altra professoressa che abbiamo sentito, che ci diceva no, se voi vietate diciamo, a noi di portare il velo, ci vietate l'esercizio di un diritto, di un principio fondamentale. Certo che appunto diciamo che tutta la dimensione più italiana del rapporto appunto del principio di laicità del metodo laico
vissuta soprattutto storicamente come rapporto, diciamo, del nostro Stato con la religione cattolica, adesso può, senz'altro si apre a, a una dimensione completamente nuova, ecco, su cui io non vorrei, questo forse è un punto che mi sono chiarita in questi giorni, cioè non vorrei che appunto questa nostra propensione ormai in qualche modo accettata, perché culturalmente è passata, di laicità positiva, cioè di dire comunque noi, a noi i simboli non danno fastidio, anzi ci fa piacere che ci passano i simboli, ci vorrebbe uno spazio pubblico tutto pieno di simboli dove ognuno abbia la libertà di portare quello che vuole, ecco, non vorrei che questa dimensione, diciamo, nostra, con delle ragioni storiche molto forti, però ci impedisse poi di ragionare bene su problemi nuovi che ci portano appunto a sfide molto forti. Peraltro, e con questo vorrei, con questo concludo perché poi lascio la parola a Massimo Clara, poi tornerò sui punti, peraltro vorrei ricordare questo aspetto, appunto sto ragionando in questi giorni e a mio avviso occorrerebbe scrivere un aspetto, diciamo, ragionare sul punto specifico, il principio di laicità e i diritti delle donne. Non è un caso che, appunto, una laicità positiva in questo senso, lo smarrimento del mento laico in Italia, i fondamentalismi che vengono in qualche modo anche in fondo tollerati, ma a qualcuno piacciono, cioè questa dimensione fondamentalista anche della famiglia e del ruolo della donna non è che dispiaccia a molti o ad alcuni, non solo dei nostri politici, ma anche, diciamo, all'interno della nostra società. Ecco, è chiaro che la battaglia per la laicità, o comunque insomma l'esigenza, diciamo, di una laicità forte, che non, di non smarrire il principio di laicità e il metodo laico, passa anche da, comunque, da una tenuta forte dei diritti delle donne. Cioè non è un caso, appunto, che si parli di un simbolo che è proprio un simbolo riferito al corpo femminile, il velo. Non è un caso che quando ci sono battaglie contro la 194, che quando appunto i fondamentalismi si scatenano fanno una legge come la legge 40, quella sulla fecondazione medicalmente assistita, che, in cui si richiede appunto che il corpo della donna debba essere appunto un corpo da, diciamo, unicamente, diciamo, da utilizzare in qualche modo a fini procreativi senza nessun interesse per quello che possono anche può essere il suo diritto alla salute. Ecco, sono tutti elementi appunto di un quadro che diventa molto, ma molto più ampio, molto più anche, se vogliamo, difficile da comprendere, ma proprio per questo, insomma, su cui dobbiamo avere, su cui noi dobbiamo appunto come cittadini essere molto attenti, di un quadro appunto che va ben oltre il rapporto fra classico, fra lo Stato e la religione, e coinvolge appunto il fondamento, direi, dei nostri diritti. Grazie.